lo schermo e quindi andiamo a prendere allora. Trasmissione, progettazione. Allora. Bene, quindi dicevamo, buonasera a tutti, mi presento, sono Angelo Quaglia. Questa sera parleremo di check-up patrimoniale, quindi avremo la caratteristica di avere come interlocutore questa serata Maurizio Poli che farà da moderatore. Avremo Buonasera. poi Giusy Biondelli che interverrà per poterci aiutare ad affrontare determinati temi riguardanti le polizze di assicurazione in modo particolare, e poi c'è la collega Silvia Frola che mi aiuterà in questa serata di partecipazione. Allora, quindi direi che possiamo effettivamente partire. Allora, anche qua stasera la tecnologia non è proprio di nostro aiuto perché non riesco a condividere lo schermo. Quindi proviamo e andiamo effettivamente avanti. Allora, dicevamo, questa sera siamo qui presenti per parlarvi del check-up patrimoniale. Check-up patrimoniale, noi cosa intendiamo? Check-up patrimoniale abbiamo la caratteristica che questa sera vorremmo parlare con voi di tutti quei rischi che gravano sui patrimoni, perché siamo assolutamente consapevoli che i rischi esistono e siamo tutti impegnati in quella che è la nostra quotidianità e conseguentemente spesso e volentieri tendiamo a rinviare ad affrontare determinati argomenti. Quindi direi di chiedere, passo la parola al moderatore Maurizio Poli che introdurrà l'argomento. Prego. Buonasera a tutti, eccoci qua, siamo Maurizio Poli e Giusy Biondelli, educatori finanziari. Intanto ringrazio, sono sicuramente l'organizzatore di questo interessante progetto. Il check-up l'abbiamo rubato al termine medico, ci sono parecchi medici collegati online questa sera che salutiamo, professionisti, imprenditori, salutiamo tutti e diamo un benvenuto. Il check-up, la struttura che abbiamo messo insieme tra professionisti di settori diversi per dare poi una consapevolezza del termine check-up per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale dell'imprenditore e della famiglia. E quando parliamo patrimonio, poi passerò la palla a Giusy o alla Silvia per capire bene cosa intendiamo per patrimonio, che può essere piccolo, grande, il rispetto è per tutti dal punto di vista patrimoniale, e quindi più professionisti per dare un servizio perché necessita. È necessario più competenze perché i tuttologi non stanno in questa regione. I tuttologi che fanno tutto e di tutto nel 2021 non sono più possibili, anche perché le realtà possono essere semplici e complesse, ma devono essere affrontati come quando un sarto fa un vestito su misura. Quindi una serata di consapevolezza. Non daremo soluzioni questa sera, faremo qualche esempio pratico di clienti che già usufruiscono del nostro check-up, del nostro servizio, per dare qualche cenno di realtà come viene poi calata con questa nostra metodologia. Quindi fermarsi un attimo, capire come sono nella situazione del 2021 per capire e analizzare la mia posizione, i miei rischi che magari non avevo valutato che potevano essere i rischi. Quindi una domanda subito e la tiriamo subito in campo dalla Silvia, dottoressa Silvia Prola. La Silvia, per quanto riguarda, così confidenziale perché la conosco da un po', nessuno si azzardi a dirgli Silvia perché no, ci penso io. Quindi, a parte le mie faccezze, Silvia, perché proprio fare il check-up patrimoniale, l'abbiamo detto, ma quali ci sono secondo te i rischi che gravano sul patrimonio e quali obiettivi vogliamo raggiungere con questo check-up patrimoniale? Allora, il patrimonio in primo luogo deve essere protetto e come ben dicevi tu,
a prescindere dalle dimensioni, quindi piccolo o grande che sia, deve essere necessariamente tutelato. Per fare ciò, bisogna in primo luogo avere consapevolezza di quelli che sono i rischi che gravano sul patrimonio. Purtroppo, quest'anno abbiamo avuto modo di conoscere un rischio collettivo che ha avuto delle forti ripercussioni sui patrimoni e che purtroppo già oggi possiamo, tutti noi vediamo. Allo stesso tempo, però, vi sono dei rischi che sono invece individuali, che sono riconducibili, ad esempio, all'attività che ciascuno di noi svolge. Noi siamo professionisti e conosciamo benissimo tutti noi quelli che sono i rischi legati alla nostra professione. Vi sono anche, però, imprenditori che hanno un rischio notevole legato proprio alla loro attività. Anche se qui molto spesso vi è un po' una poca consapevolezza. Infatti, alle volte ci dicono: sì, vabbè. Noi siamo imprenditori, siamo soci di SRL piuttosto di SPA, per cui tutto è limitato a quello che è il capitale conferito nella società. In realtà non è affatto così, anzi, nel senso che poi quando andiamo nel merito, andiamo a vedere quelli che sono i poteri, le cariche che derivano dalla loro attività, magari di amministratore. Scopriamo e mi rendiamo consapevoli dei rischi effettivi che purtroppo possono avere delle ripercussioni sul loro patrimonio, a maggior ragione se poi introdurremo il tema della crisi dell'impresa. Certo Silvia, ti fermo un secondo. Ad esempio, già uno statuto fatto da un SRL, un SPA, uno statuto non aggiornato, non rivisto, con alcuni aspetti civilistici che sono cambiati, potrebbe essere questo un rischio, Silvia. Faccio una domanda Certo, diretta. sicuramente, sicuramente. Tant'è che poi entreremo nel merito della documentazione che noi chiediamo per fare questo check-up e lo statuto è sicuramente uno di questi documenti. È proprio centrato uno dei vari temi che a volte viene un po' sottovalutato. Allo stesso Viene tempo, trascurato, no? Non viene oggettivizzato, no? La consapevolezza che dicevi prima. non Uno. viene dato peso, esatto, non viene purtroppo dato peso. Quindi questo è un primo flash che hai dato, Silvia, è già molto per la consapevolezza, però voglio andare un po' sul concreto con il dottor Angelo. Quindi, dottor Angelo, già qualche piccolo caso concreto che stiamo seguendo da questo punto di vista, questo piccolo grande team. Per fare qualche esempio, non solo di imprenditore, ma anche un libero professionista è un imprenditore di se stesso, un avvocato, un medico, un ingegnere, è già un imprenditore di se stesso, vero Angelo? Assolutamente sì, ma in primis è sicuramente oggetto di rischi. Non nego che il tema della protezione patrimoniale, che poi ha portato anche il sottoscritto ad approfondire i temi di protezione patrimoniale e in particolare anche l'utilizzo del trust, l'ho iniziato ancora nel 2008, proprio quando pensavo a quello che poteva essere la tutela della mia posizione personale. Mi fermo un attimo, Angelo, ha detto una parolaccia, scusate per cui ci è collegato adesso, ha utilizzato un termine della cassetta degli strumenti, il trust, ma lo vedremo dopo. Scusa che ti ho interrotto, ma hai Diciamo detto una che parolaccia e come moderatore ti devo fermare. Vai pure. nella cassetta degli strumenti professionali che abbiamo a disposizione per affrontare l'argomento della tutela ci sono tante possibilità. Tra queste c'è sicuramente il trust, uno strumento particolarmente performante e che permette il raggiungimento di vari obiettivi, lo vedremo effettivamente successivamente, però quello che ci siamo resi conto in questi anni per affrontare il tema della protezione patrimoniale è che la protezione patrimoniale necessita di un'analisi a 360 gradi. Noi riteniamo che la mappa dei rischi sia una sorta di, utilizzo la metafora di una torta, per chi è goloso, quindi sarà particolarmente poi interessato. Una torta fatta da tante fette, ogni fetta ha dei punti di vista diversi per affrontare l'argomento, quindi quando guardiamo il tema della responsabilità da un punto di vista personale, familiare, dobbiamo analizzare la presenza di determinate coperture, che possono essere coperture anche di natura sanitaria, perché anche affrontare determinate malattie all'interno della famiglia comporta costi, e quindi questi costi vanno sicuramente a depauperare quello che è il patrimonio, piuttosto da un punto di vista
sempre rimanendo nell'ambito familiare, quelle che possono essere delle disavventure di natura familiare, quindi separazioni, divorzi o altri, sono comunque elementi che portano a possibili depauperamenti del patrimonio. Da un punto di vista professionale, incidenti di percorso che possono essere di noi professionisti, e ricordo anche tutta la categoria dei medici che sicuramente dopo quello che hanno vissuto nel 2020 possono anche. Mi sono confrontato con vari che hanno sicuramente esternato il timore che, visto la grande momenti di difficoltà, di confusione che hanno vissuto nel 2020, potrebbero anche ricevere delle azioni di contestazione da parte di familiari di pazienti o persone che magari in Ah, ti questa fermerei un esperienza. attimo, dottore, ti fermo un attimo, ma dice, vabbè, la risposta è Giusy che dicono, Giusy dice, ma io ho la recidiva professionale, cosa sta, diavolo sta dicendo questo dottor Angelo Quaglia? Io lo scudo ce l'ho già, è come diceva prima la dottoressa Silvia, lì c'ho già la SRL, la SPA, cosa dite? Cosa si serve a fare questo diavolo di check-up che state farneticando questa sera? Giusy, io ho la polizza che mi copre e... Invece, cosa può succedere? Invece ci possono essere anche altre soluzioni da integrare anche con la polizza di recidiva professionale. Alcune soluzioni sono quelle che ci ha indicato il dottor Angelo, sicuramente in termini patrimoniali, come strumento della cassetta degli attrezzi, ma assolutamente il check-up, la finalità, per dire in maniera positiva, perché così ci predispone anche ad un approccio più volenteroso. Anche proprio per proteggere il nostro patrimonio e per dare continuità nel futuro. Noi dobbiamo proteggere la nostra famiglia, le persone che amiamo, il nostro futuro, come singoli o come famiglia o come persone, come gruppo di persone che noi vogliamo tutelare. E sicuramente anche altre soluzioni assicurative si integrano bene con la soluzione o le soluzioni che vengono studiate da parte degli specialisti come dottor Quaglia e la dottoressa Paola. Grazie Giusy, ma torniamo dal dottor Quaglia. Allora, questo diavolo di check-up, che soluzioni dà? Che cosa va ad analizzare per dare delle soluzioni poi alle diverse sfaccettature? Quando stiamo male, la prima cosa che ci suggerisce il medico è di andare a fare l'esame del sangue. E l'esame del sangue ha la caratteristica che ci fa una fotografia della situazione e quindi in parte ai vari valori ci sono le stelline. Esattamente quello che facciamo noi. Noi andiamo a fare una fotografia della situazione e in base, o meglio a fianco, di tutte le varie aree che possono essere, come dicevo prima, l'area personale, l'area familiare, l'area imprenditoriale, professionale, l'area dello statuto della società nel caso in cui ci sia la compresenza di più soci, più rami familiari all'interno della società, piuttosto che l'analisi del passaggio generazionale. In tutte queste aree, che noi andremo ad analizzare chiedendo una serie di documenti, inseriremo al fianco una stellina che indicherà se per queste varie aree sono stati attuati degli strumenti per mitigare il rischio o per proteggerlo, piuttosto per evidenziare che in determinate aree è opportuno fare determinati interventi. E qui poi si apre diciamo così, tutto lo spazio di quelle che sono le procedure e gli strumenti che a vario titolo noi professionisti possiamo mettere sul campo, ma la verità è che tutti questi strumenti sono assolutamente adatti in modo differenziato alla singola fattispecie, perché ogni realtà familiare, ogni realtà imprenditoriale è diversa dall'altra e di conseguenza il nostro intervento è proprio quello di partire da un esame del sangue, come dicevo prima, ad individuare quella che è la soluzione migliore. E ogni realtà necessita un intervento sartoriale. Parliamo, Questo è. sì, vabbè, lo dicono tanti questa cosa della sartoriale, ma l'aspetto è artigiano, imprenditore, professionista, famiglia, ogni nucleo ha la sua esigenza. Ma per adesso ringrazio il dottor Quaglia, ma passo subito alla Giusy, dice, ma perché la Giusy, come professionista di consulente patrimoniale e finanziaria, che ci azzecca questo aspetto qui di coinvolgerti nel check-up patrimoniale, Giusy? Perché è importante questo aspetto? Perché all'interno del check-up patrimoniale mi è piaciuto molto l'esempio che ha fatto il dottor Quaglia nell'ambito del dottore, del medico, dell'analisi del sangue, perché noi ci occupiamo anche del benessere, della programmazione del futuro dei nostri clienti. Quindi integrare la consulenza patrimoniale assicurativa,
che guarda a strumenti di tutela della parte immobiliare integrale insieme ad altri strumenti che vanno a proteggere, a tutelare beni di altra natura, che possono essere partecipazioni aziendali, che possono essere beni di valore, che possono, come i quadri, piuttosto che opere d'arte, piuttosto che andare a proteggere e tutelare la parte immobiliare o dei beni mobili registrati, viene tutto integrato in un progetto di protezione patrimoniale che riguarda proprio il fatto di riassumere in un quadro generale tutto quello che è il patrimonio in capo ad un soggetto, che deve essere pianificato e deve essere, come dire, sotto la tutela di vari strumenti. Chiaramente la parte della consulenza patrimoniale assicurativa si integra in modo completo con la parte di consulenza nell'ambito patrimoniale specifico, fiscale e successorio che citava Angelo. Quindi un puzzle di competenze per dare poi una soluzione alle risposte che ci vengono date dal check-up. Quindi tanto saluto tutti quelli che si stanno aggiungendo adesso gli auditori, però avete anche la possibilità così breve di fare qualche piccola domanda, non a me perché non so niente, e quindi dovete parlare con Giusy, con Silvia e con Angelo di questi aspetti molto importanti per quanto riguarda la vostra vita personale. La consapevolezza che la dottoressa Silvia mi ha pregato di sottolineare, consapevolezza del qui ed ora, fermarsi un attimo e vedere la mia sfera familiare imprenditoriale allargando il cerchio e cercare di capire come posso proteggere, perché noi siamo nati per proteggere. Giusto Silvia? Questo è il nostro aspetto? In realtà io direi proprio di vedere la torta nel suo complesso, perché molto spesso, ed è capitato anche a me in prima persona, in questo periodo sono stata contattata per fare dei check-up patrimoniali e ovviamente ho aderito, ma anche solo per pura curiosità. Tutte le volte mi veniva proposto di mettere a fuoco un aspetto che poteva essere l'aspetto prettamente assicurativo, quindi caso morte piuttosto che caso malattia, o un discorso di un fondo di previdenza complementare, essendo io una libera professionista. Ma mai mi è stata data la possibilità, ed è questo secondo me il vero valore aggiunto di questa attività, di vedere il patrimonio nel suo insieme. Solamente così possiamo mettere a fuoco quello che è il reale rischio che grava sul nostro patrimonio e così attuare quelli che sono gli strumenti, dai più semplici ai più complicati, per mitigarlo. È per forza un abito su misura questo, perché ogni patrimonio è diverso dall'altro, non può essere diversamente. Silvia, noi vogliamo sapere, questo diavolo di check-up, come lo mettiamo a terra concretamente. Certo. Cosa succede? Io sono qui come la mia attività imprenditore. Cosa diavolo fate dal punto di vista del check-up patrimoniale? Silvia? Allora, diciamo che dopo aver espletato quelle che sono le formalità tipiche della nostra professione, commercialisti, consulenti patrimoniali, mi riferisco a normativa antiriciclaggio e quant'altro, andiamo a fare un primo incontro. Probabilmente la circostanza attuale sarà online tramite le varie piattaforme, purtroppo penso anche per ancora parecchio tempo. In questo primo incontro, andando quindi a conoscere il cliente, andiamo anche a chiedergli una serie di documentazione. E partiamo, diciamo, con delle aree. L'area famiglia, quindi partiamo da quello che può essere lo stato di famiglia, l'attività dei singoli membri della famiglia, e quindi da lì iniziamo già a mettere un po' a fuoco il discorso dei rischi. Se ci sono figli minori o figli con delle disabilità. Poi chiediamo una RC, una centrale rischio, scusate, per ciascun membro della famiglia, per poi passare invece ad analizzare il piano patrimonio. E anche qui il patrimonio lo suddividiamo in delle aree, quindi il patrimonio immobiliare, quindi andiamo a vedere quelle che sono le misure catastali, chiediamo se vi sono degli immobili all'estero, se questi immobili derivano da atti di compravendita piuttosto che da donazione, se vi sono ipoteche che gravano su questi immobili. Per poi passare invece ad analizzare eventuali partecipazioni che detiene questa persona, questa famiglia. E anche qui
siamo avvezzi a suddividerli in partecipazioni core, quindi l'attività dell'imprenditore, da partecipazioni invece di investimento. Vediamo un attimo, dottoressa, quindi tu mi stai dicendo che fai un'analisi di oggi, di quello che c'è oggi, di quello che potrebbe esserci domani per proteggere poi il futuro della persona. Certo, e quello è proprio l'obiettivo del check-up. Senza fermarsi ad analizzare quella che è la situazione attuale, non si può dare un servizio di analisi del patrimonio, perché perderemmo dei pezzi per strada. È per questo che diventa fondamentale il poter condividere questo progetto con altri professionisti. Quando arriveremo poi, o comunque ho anticipo il discorso delle tutele, che è un argomento molto importante all'interno del check-up, noi, come diceva prima il dottor Quaglia, non siamo tutt'oggi. Noi abbiamo bisogno di consulenti che ci aiutino a capire quelle che sono le tutele che sono state già attuate, perché qualsiasi persona ha già posto in campo assicurazioni piuttosto che, ma alle volte devono essere integrate, devono essere meglio sviluppate per andare a mitigare e coprire tutti quelli che sono i rischi. Oppure Silvia, potrebbero anche andare bene, magari spostate in qualche cosa, potrebbero essere anche autonomamente fatte, non siamo noi qui a poter decidere questo. Ma in tal caso abbiamo bisogno di voi per poterlo vedere. Certo, ti fermo un attimo, dottoressa Silvia, però sono stufo di ascoltarti su questi aspetti burocratici che sono importantissimi. Ma sono fondamentali. Sono fondamentali. Voglio andare dal dottor Quaglia e chiedergli, dottore, qualche esempio concreto avete già, abbiamo già qualche esempio da fare per andare oggettivamente a calarlo sulla realtà che ci circonda. Possiamo fare sintesi e parlare e citare di due esempi. Abbiamo l'imprenditore, che potrebbe essere sia un professionista ma anche un medico, che svolge la propria attività sia all'interno di determinate strutture ma anche magari con un'attività in proprio, come potrebbero essere determinati studi professionali, e anche qua un campo professionale dall'altro, che ha la propria famiglia, ha nella famiglia i figli minorenni, e quindi pensare effettivamente che se dovesse succedere qualcosa al padre di famiglia, e quindi che è il principale soggetto che genera del reddito, quindi la famiglia potrebbe trovarsi in assenza di reddito, e quindi capire come andare ad intervenire per poter sostenere magari dei mutui in essere. Piuttosto che un'altra caratteristica che invece sì, un esempio che sto portando avanti, sto analizzando, è la classica famiglia formata da più rami familiari, e all'interno di ogni ramo familiare ci sono delle caratteristiche e delle attitudini completamente diverse, magari anche con la presenza di figli che non potranno sicuramente essere i delfini dell'imprenditore, o addirittura situazioni in cui in un ramo familiare ci sono persone che portano avanti l'attività e nell'altro ramo familiare ci sono persone che effettivamente potrebbero invece distruggere questa continuità. Fermo un attimo, il dottor Quaglia, chi ci sta ascoltando, stiamo toccando già così liberamente alcuni temi che prevederebbero dei seminari ognuno per punto. Quello che sta, una cassetta degli strumenti che è stato usando il dottor Quaglia, dice va bene, il patto di famiglia è uno strumento, il trust, benissimo, la dottoressa Silvia ha detto prima il discorso, l'utilizzo molto particolare del dopo di noi, la legge del dopo di noi, che avete già fatto un webinar molto interessante, molto seguito e molto particolare. La consulente Giusi ci ha accennato all'utilizzo dello strumento delle polizze, non solo a polizza a vista per l'auto obbligatoria, ma come scudo e di protezione a 360 gradi, a parola abusata, ma che calza bene questa cosa qui. Ma tornando alla dottor Quaglia, un esempio pratico, perché qui ci sono 6 o 7, 8, 10 medici collegati, chirurghi, devo rifarmi anche io qualcosa, adesso poi dopo in privato andrò a chiedere qualcosa, a parte le mie battute, dottore, perché molti medici, come dicevamo prima, o liberi professionisti che si ritengono protezione, Giusi e Angelo, la domanda è ambivalente per voi due, dice ma io sono protetto dalla mia RC professionale, prima Angelo, poi Giusi. Io ce l'ho l'RC professionale, però non sono tranquillo. E, perché non sei tranquillo, dottore? Spiegacelo.
Primo perché diciamo che la caratteristica è che la polizza professionale vale principalmente al primo incidente, ma è altrettanto vero che se la sfortuna vuole che magari successivamente al primo incidente, come spesso capita, le polizze di assicurazione o le compagnie di assicurazione ritirano la disponibilità a sottoscrivere una polizza. Noi professionisti, soprattutto per le cariche di collegio sindacale, siamo visti come il fumo degli occhi, quindi sono pochissime le compagnie che sono disponibili per sottoscriverci delle polizze di assicurazione, idem i medici. Quindi da trovare una compagnia di assicurazione che sia disponibile è difficile. Lasciamo stare l'aspetto di quanto costano le polizze, ma è altrettanto vero che una certezza di una continuità di copertura non è assicurata. E quindi io ritengo che un vecchio detto popolare che dice che l'uomo nulla tenente è l'uomo più potente può sicuramente aiutare a dire se non ho niente, non rischio niente. E quindi però il tema è, caspita, però nella mia attività ho avuto la fortuna di mettere via due soldi, o magari il papà mi ha lasciato qualche cosa, perché devo mettere a rischio questo mio patrimonio per quello che può essere un incidente di percorso che lavorando può anche succedere. E quindi bisogna pensare a qualcosa di. Torniamo al dottor Angelo, che ci torniamo su questo aspetto qua. Giusy ha già introdotto dei temi molto interessanti che dice: ma cosa sta dicendo questo signore qua? Perché devo, Giusy? Beh, innanzitutto, a parte l'incognita del numero dei sinistri, ci potrebbero essere anche dei sinistri che non sono sufficientemente coperti, perché i massimali sappiamo che poi costano, quindi più ampio il massimale, e a volte i massimali si tengono ridotti proprio per evitare di andare oltre col premio. Quindi la segregazione del patrimonio attraverso gli strumenti, che siano strumenti più complessi come il trust, come il patto di famiglia o altri strumenti fiscali e di continuità aziendale, che siano strumenti assicurativi, vanno a garantire proprio la separazione del patrimonio dalle responsabilità personali e patrimoniali. E questo è un tasto molto importante per tutti, guardate, per tutti, non sto parlando solo liberi professionisti, sì, avvocati, medici, commercialisti, artigiani, imprenditori, va benissimo, ma anche le singole persone. Pensate che io faccio un esempio che può riguardare tutti noi, ahimè, quando può succedere un incidente stradale, la nostra RC auto non copre sufficientemente il massimale del sinistro, quando ci sono soprattutto i sinistri mortali, e quindi noi siamo responsabili col nostro patrimonio personale, anche per quello, indipendentemente dalla nostra professione. Quindi oppure l'esempio di quando causiamo un danno, appena usciamo di casa possiamo causare un incidente, siamo a piedi e possiamo causare il danno. Noi Ma siamo responsabili. la figlia dell'autoressa Silvia, la Nicole, quando uscirà di casa col cane a guinzagare e fa cadere una simpatica vecchietta, ma la simpatica vecchietta denuncerà la mamma. Proprio questo l'aspetto, proprio segregare il patrimonio dalle potenziali responsabilità personali e patrimoniali. E questo è l'utilizzo corretto di pianificazione che bisogna fare. Cosa vuol dire corretto di pianificazione? Non ci dobbiamo pensare quando succede il fattaccio o quando ormai è troppo tardi. Bisogna pensarci per tempo. Questo vale per tutti, imprenditori, per professionisti, tutti noi. Perché quando percepiamo il pericolo, molto spesso il pericolo è già dentro casa nostra. E questo allora è un problema, perché spesso è troppo tardi, non possiamo più fare azioni per mettere in sicurezza il nostro patrimonio. Soprattutto proprio perché magari è vero che il patrimonio può riguardare il nostro risparmio, ma molto spesso riguarda anche la nostra prima casa, riguarda anche beni che sono essenziali per la nostra famiglia. Ci può essere l'abbondanza laddove siamo stati bravi a risparmiare, o magari perché qualcuno ha pensato di farci la scorta, quindi i nostri genitori che ci hanno lasciato i loro risparmi, ma a volte anche proprio un bene essenziale per la nostra famiglia, come la nostra casa. Quindi questo è importante pensare, proteggere e segregare il patrimonio per tutelare le persone che amiamo e la nostra famiglia e il nostro futuro. Grazie Giusy, però torniamo un attimo dalla Silvia. Silvia ha usato il termine che la nostra mente viaggia per immagini, la parola segregare. Rende bene la parola cassaforte, la parola segregazione, proteggere, metterla al sicuro. Cosa dici Silvia? È la parola giusta? Evoca bene quella del check-up, la conseguenza poi del check-up?
Sicuramente con il check-up, l'abbiamo già detto non so quante volte stasera, ma è la parola più corretta, si ha la consapevolezza di cosa grava sul nostro patrimonio in termini di rischi e a questo punto, alla luce di quello che sarà l'analisi documentale, noi daremo dei suggerimenti di quelli che sono dei possibili ambiti di intervento per effettivamente andare a segregare, diciamo, parte del patrimonio. Questo sì, è proprio l'obiettivo ultimo e il fine ultimo del check-up. Arrivare a dare un grado di protezione affinché determinati incidenti di percorso non facciano così male a noi e alla nostra famiglia. Grazie Silvia, ma voglio chiedere un aiuto al dottor Angelo, perché lui è esperto, massimo esperto che ho conosciuto, perché rende semplice questo concetto anche a uno zuccone come me, dal punto di vista di capire, dottor Angelo, perché il trust, questa parola stranissima, che non è nostra, però quando lo dice a un professionista, ah no, il trust non lo capisco, costa caro, mi hanno detto che devo andare alle isole Jersey a firmare o alle Cayman, no, no, io non ci vado là. Oppure mi hanno detto che no, no, devo andare a Malta. Allora, mettiamo un po' di chiarezza, simpaticamente, traducendolo, dottore. Questo benedetto trust è un altro strumento della cassetta di strumenti derivante dal check-up. Ci dai una mano a capire meglio a chi ci sta seguendo? Allora, il trust è sicuramente uno degli strumenti più sofisticati e performanti per raggiungere contemporaneamente parecchi obiettivi. E questi parecchi obiettivi hanno anche la caratteristica di essere veramente diversi. Nessun altro strumento riesce a raggiungere obiettivi come quelli del passaggio generazionale, la tutela e la protezione anche per quanto riguarda le imposte di successione e di donazione, il fatto di tenere il patrimonio unito, il fatto di aiutare gli eredi a gestire quelle che possono essere non tanto le proprietà statiche, ma soprattutto le proprietà dinamiche, penso in particolare alle aziende, perché un aspetto che volevo Un esempio di aggiungere, proprietà statica e dinamica, per piacere. beh, proprietà statica può essere sicuramente la proprietà di determinati immobili, ma pensare di gestire invece la proprietà di partecipazioni in società che prima la collega definiva del core business, cioè l'attività propria della famiglia, quindi pensiamo effettivamente alle società che sono un insieme di persone e questo insieme di persone hanno evidentemente la caratteristica di dipendere da un punto di vista di remunerazione, vuoi che siano dipendenti, collaboratori o altro da queste aziende. E queste aziende hanno bisogno di essere accompagnate sicuramente finché in vita l'imprenditore, il capitano che governa l'impresa, tutto è facile, ma nel momento in cui viene a mancare lui abbiamo una duplice mancanza ed è questo che spesso non ce ne rendiamo conto, perché abbiamo una mancanza da un punto di vista personale e sicuramente quello ha un grande peso, ma dall'altro lato abbiamo effettivamente anche la mancanza del socio, colui che può esercitare il diritto di voto in assemblea, colui che può prendere determinate decisioni. E quindi evitare che in un unico momento vengano a mancare due figure fondamentali, quindi la figura dal lato personale e anche la figura dal lato dell'impresa, può aiutare a dare comunque continuità a questo momento. Ti fermo un attimo, dottore. Stai già facendo il webinar seguente, che parleremo del trust in maniera approfondita. Io ti ho chiesto proprio la differenza per capire questo strumento in pochi minuti. So che è difficile rendere chiaro questo aspetto qua, ma questo strumento è utile. Silvia, dopo arrivo da te qua, fermo un attimo. Dottoressa Silvia, quindi l'abbinamento anche del trust. Questo non l'abbiamo messo in scaletta, Silvia, ma te la faccio la domanda, quindi non c'è nella scaletta, non c'è Silvia, tranquilla. Ma il discorso del trust e della fiduciaria, questi due mix qui possono essere interessanti da utilizzare dopo fatto il check-up. Possono essere strumenti interessanti, Silvia. Sono strumenti sicuramente che hanno obiettivi diversi e che sono direi di compenso, per cui effettivamente il trust sarà anche il nostro cavallo di battaglia, ma è quello effettivamente che permette di raggiungere
una più vasta platea di obiettivi che sono molto trasversali, come diceva prima il dottor Quaglia, mentre con il mandato fiduciario effettivamente si affida la gestione a una società fiduciaria, la quale fa da schermo più o meno, diciamo, totale o parziale a seconda del tipo di mandato per quanto riguarda l'intestazione di tali beni. Alla luce però di quelle che sono le recenti novità della DAC 6, dobbiamo forse ancora un attimino attendere bene quelli che sono gli sviluppi Ah, di ha detto una quelle parolaccia la Silvia, cos'è questa DAC 6? che... Sì. Cos'è? Dicelo per piacere. È una bruttissima parola, nel senso che effettivamente si andrà ad analizzare quelli che sono i titolari effettivi di determinati strumenti e ne consegue che determinati operatori professionali, qualora ravvisino delle operazioni sospette, debbano fare delle segnalazioni. Ma in questo momento, ripeto, siamo qui in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Proprio su questo strumento. Ne sono usciti alcuni, speriamo ne escano altri per Ma chiarire tutte queste meglio. cose qui, dottor Quaglia, tutte queste cose che sta dicendo la dottoressa Silvia, poi torno dalla Giusy, sono tutte soluzioni che vengono dal check-up patrimoniale, ma che diamo noi come facilitatori nei confronti delle persone, degli imprenditori. Non certo un imprenditore deve curarsi di questa cosa qui. Sarà il nostro team che si cura di questi aspetti qua, vero? E darà poi queste soluzioni. Cosa Il dici? nostro ruolo è quello di rendere semplici all'utilizzatore determinati strumenti. E facendo l'esempio del trust, è che dobbiamo passare da una visione del io sono proprietario, come utilizzo l'esempio della macchina, io sono proprietario della mia macchina, al io sono l'utilizzatore della macchina che utilizzo per effetto magari. Siamo passati attraverso il contratto di leasing e oggi siamo arrivati al noleggio a lungo termine, però di fatto io in qualità di utilizzatore posso tranquillamente utilizzare un bene, autovettura, patrimonio o altro, non in qualità di proprietario, ma in qualità di destinatario di questo vincolo sui beni. Questo Visto che non posso permette. andare in vacanza, facciamo un esempio, così per sognare un attimo, anche una barca, dottore, anche una barca. Assolutamente, Veleggio sì, sul mare, non si può andare. possiamo tranquillamente intestare la proprietà di imbarcazioni anche ad un trust e questo avrebbe il vantaggio di avere uno, un patrimonio protetto, due, un patrimonio non direttamente intestato a me, perché magari potrebbe essere anche scomodo e per vari punti di vista, potrebbe essere scomodo da un punto di vista fiscale, potrebbe essere scomodo. Perché facendo una ricerca nei pubblici registri, quel determinato bene, che sia un'imbarcazione, che sia un immobile o che siano altri beni, sono direttamente riconducibili a me. La verità è che chi ha anche un patrimonio, il più delle volte non vuole neanche palesarlo, ma vuole tenerlo anche effettivamente un po' nascosto. E anche la costruzione di determinate strutture, come possono essere anche quella del trust, permette di nascondere questo patrimonio. Fortunatamente non siamo più nell'epoca dei sequestri, però è altrettanto vero che conosco imprenditori che sono sicuramente spaventati nel fatto che sia possibile con una semplice visura in camera di commercio o nei pubblici registri immobiliari venire a conoscenza che una determinata persona è titolare di parecchi beni. E anche questo tema, sempre in ottica di protezione, la segregazione o anche rendere effettivamente un pochino segreta la detenzione diretta di determinati beni può sicuramente aiutare. Chiariamo bene, segreta nei confronti dei terzi, trasparente con il fisco, per sgombrare il Sempre, campo. sempre. Perché anche il Perché trust, mentre chiariamo. diciamo che anche il trust, come tutti gli strumenti, è un po' come l'autovettura. Io posso utilizzare l'autovettura come strumento per andare a fare una passeggiata in campagna con la famiglia, ma posso utilizzare anche l'autovettura per andare a fare una rapina in banca. Quindi, come tutti gli strumenti, il trust, come altri. Non va bene questo esempio, te l'avevo detto di fare l'esempio del salame, il coltello. Questo. Abbiamo fatto le prove, mamma mia, niente da fare.
Però diciamo che la finalità è a maggior ragione quando lo scopo di uno strumento, anche come può essere il trust, è meritevole di tutela e quindi non ha l'obiettivo di raggiungere finalità illegittime, è riconosciuto dallo stesso ordinamento come meritevole di tutela, di conseguenza può essere tranquillamente utilizzato. Ricordiamoci anche... Non hai sentito, dottore, la battuta della Giusi, dice che le banche non si rapinano più. Non si rapinano più. Però ricordiamoci anche che il trust è stato proprio previsto come lo strumento principe nella norma del 2016 del dopo di noi, come strumento per poter promuovere e incentivare la deistituzionalizzazione dei portatori di disabili, in modo particolare quando i genitori non ci saranno più. E se devo dire una cosa, di voi due siete campioni in questo settore qua, siete eccellenti nelle altre, qui siete campioni, ma non c'è scritto qua nella minuta, faccio una domanda a sorpresa alla Giusi, fermo un attimo dottore. Giusi, ma le polizze, il trust, che legame ci può essere? Può essere una polizza legata a un trust, un beneficiario? Cosa succede? L'integrazione tra gli strumenti assicurativi e tutti quelli che sono gli strumenti citati da dottor Angelo e da dottoressa Silvia, assolutamente si integrano tra loro, e il contraente o beneficiario di una polizza può essere il trust, può essere una fiduciaria, quindi sono strumenti che si possono utilizzare nell'ambito della costruzione della soluzione sartoriale, si possono utilizzare appunto anche all'interno dei contratti assicurativi. Parlare di polizze vita è parlare di un mondo. Noi abbiamo nell'ambito proprio della ramo vita ci sono sei classi di polizze vita. Chiaramente bisogna individuare quella più adatta, quella che è la finalità anche dal punto di vista degli obiettivi del soggetto, del nostro cliente che vuole fare pianificazione. Perché le polizze vita, come tutti gli strumenti citati dal lato fiscale e patrimoniale, anche le polizze vita hanno più finalità, perché abbiamo l'efficienza fiscale da un lato, l'efficienza nell'ambito della pianificazione successoria dall'altro lato, c'è sempre la possibilità di scegliere un motore finanziario da dove si vogliono fare anche investimenti che siano inquadrati nell'ambito della profilazione MIFI, e poi c'è anche l'ambito previdenziale, cioè quindi tutto quello che riguarda la pianificazione di integrazione. Devo fermarla perché anche questo è un altro webinar molto dedicato. Ma la domanda, Giusi, un trust è, nello specifico, può essere beneficiario di una polizza vita assicurativa? Il trust, ma anche per tornare sul ruolo della fiduciaria, ci può essere anche l'affidamento fiduciario, che va a inquadrare tutto quello che sono le indicazioni del soggetto che vuole tutelare la propria famiglia, e quindi dà le indicazioni nell'ambito del trust per quanto riguarda tutta la pianificazione di segregazione del patrimonio, oppure nell'ambito dell'affidamento fiduciario per le persone che vuole tutelare. Sull'affidamento fiduciario, Giusi, torniamo dopo con il dottor Angelo, ma voglio fare una domanda che mi ha fatto intelligente la dottoressa Silvia. Ma facciamo un esempio che ci è capitato, e la faccio a tutti e tre la domanda, la rotazione potete rispondere, è l'aspetto del, io lo chiamo così ma non va bene, ma mandatemi non chiamarlo così, il figlio che depaupera, due figli, uno che depaupera il patrimonio, depaupera la parola, spende tutto in macchine, belle donne, vizi, terreni che a cui piacciono, però spende tutto il patrimonio, non una parte, che gli viene affidato dal genitore in vita. Quindi prima Angelo, poi Giusi. Ad esempio, su Angelo, ci torno brevemente, Giusi, ad esempio, chi depaupera, che soluzione c'è dal punto di vista assicurativo? Beh, come dicevo prima, attraverso lo strumento della polizza assicurativa, che anche giuridicamente è normata dal codice civile, quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche specifiche contrattuali. Però l'esempio che vi posso fare è di un papà che voleva tutelare un figlio che non aveva questi diritti di cui tu parli, però in realtà mi è capitato un papà che temeva che il proprio patrimonio, essendo un patrimonio consistente, temeva che il fatto che il figlio potesse venire in possesso di una massa di ricchezza così importante potesse in qualche modo anche essere destabilizzante. Ecco, la parola giusta è destabilizzante. Quindi qual è stata la soluzione? La soluzione è stata, attraverso l'affidamento fiduciario, definire questa pianificazione in maniera tale che il figlio
qualora si verificasse appunto il sinistro, quindi il padre dovesse premorire, a quel punto il figlio sarebbe stato beneficiario di una reddita vitalizia. In quel modo, essendo un figlio anche che magari era facilmente condizionabile, cioè influenzabile da parte magari di persone con carattere più forti, questo ragazzo avrebbe ricevuto sicuramente una reddita vitalizia che gli avrebbe risolto e l'avrebbe tutelato dal problema del come vivere, quindi una vita dignitosa che conservava il tenore di vita fino a quel momento avuto. Ma in qualche modo senza essere proprietario in toto dell'intero capitale che gli aveva lasciato il padre. Quindi questa è una soluzione che va a dare tutela e quindi a tramandare la ricchezza ai propri figli, ma in modo controllato. Quindi questo un bel esempio che l'idea l'ha avuta la dottoressa Silvia, quindi il gatto la volpe, Silvia qui non potrebbe intervenire a prendere tutto il malloppo. Grazie Silvia per questo suggerimento di domanda, invito a chi ci sta ascoltando di poterne fare, perché mancano una manciata di minuti alla fine di questo webinar. Aggiungerei l'esempio. Sì. Aggiungerei l'esempio che abbiamo avuto il caso di un padre che comunque era preoccupato uno dell'incapacità del figlio di portare avanti l'azienda, ma anche che il figlio potesse essere effettivamente avvicinato da figure che potevano effettivamente portarlo a fare investimenti, e dato che l'azienda era importante, anche in questo caso il padre ha pensato di costituire un trust per fare in modo che figure professionali che scelte dal padre potessero essere presenti, ma con una presenza effettivamente forte ed attiva per accompagnare, affiancare ed aiutare nella quotidianità della vita economica il figlio, e per fare in modo che il figlio stesso sia protetto, perché appunto questi dovevano svolgere anche un po' da funzione da carabiniere per tenere lontane certe persone e per aiutare effettivamente il figlio di raggiungere una determinata consapevolezza. Aggiungo poi un ultimo aspetto, e riprendo un po' quello che dicevo all'inizio. Noi siamo tendiamo tutti noi a rinviare a un domani. Il tema è che non sappiamo mai quando sarà il giorno. Abbiamo la certezza del giorno in cui siamo nati, ma non sapremo esattamente quando toccherà a noi. E questo rinviare porta sempre al fatto di non essere consapevoli. Tornando a quello che è un po' la nostra natura storica di fiscalisti, il tema principale che spesso, la domanda principale che ci fanno in tutte le varie occasioni in cui in Italia ci sono state le elezioni è: ma il nuovo governo aumenterà le imposte di successione? Questa la fanno spesso, almeno il sottoscritto l'hanno sempre fatta come domanda principale in seguito a quella: ma dottore chi vincerà le elezioni? Però quello che effettivamente possiamo dire è che pensare oggi di utilizzare determinati strumenti permette anche di rendere certa questa tassazione, perché affrontare oggi il tema della successione con le regole attuali e anche con l'utilizzo per esempio del trust, dove l'Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa sul modo e il momento in cui deve essere effettivamente tassato il trasferimento di ricchezza dal padre disponente al figlio beneficiario del trust, aiuta anche a fare efficienza da un punto di vista di tassazione. Ti ringrazio dottore, torno a Silvio Nanatti. Silvio, un esempio anche da te che è fuori scaletta, un professionista. Silvio, voglio un esempio di un caso di un professionista. Perché dovrebbe fare un check-up? Se hai qualche caso che stai seguendo tu, caso reale, che tu stai seguendo da vicino, lo so che non stai seguendo, quindi te lo chiedo. È facile chiedere. In realtà stiamo purtroppo seguendo diversi medici in questo momento, e mi spiace tornare un po' sulla categoria. Però effettivamente sono loro in primis che sentono il bisogno di mettere a fuoco ed avere consapevolezza del loro patrimonio e di come mitigare i rischi. Settembre-ottobre sono arrivate le prime avvisaglie di denuncia di azioni di responsabilità. Da lì hanno preso consapevolezza di un problema che non pensavano effettivamente di poter avere fino all'anno scorso. Gli ordini dei medici si stanno muovendo in questo momento, stanno chiedendo anche di sedersi al tavolo con le istituzioni per
per trovare una soluzione, ma in questo momento la soluzione sembra ancora lontana. Pertanto si sono proprio avvicinati a noi per fare il check-up, proprio per andare a ridurre al minimo quelli che sono i rischi. Magari non sono rischi necessariamente correlati a loro o che loro temono di avere direttamente, ma solo pensiero di quelli che sono stati alcuni casi portati poi alla luce dalla stampa ha fatto sì che scattasse quel meccanismo di dire ok, mi fermo, ho bisogno in primis di mettere a riparo il mio patrimonio e quello della mia famiglia. Dopodiché sarà sicuramente l'assicurazione, delle integrazioni opportune, però hanno deciso, e qua ne abbiamo in realtà diversi di casi sul tavolo, di iniziare questo percorso. Bene Silvia, qui mancano ancora qualche minuto, invito qualcuno a se vuole fare qualche domanda. Attenzione, le domande le potete rivolgere, poi darà l'indicazione da Silvia, anche post questo piccolo incontro, ne seguiranno altri, per approfondire magari i temi che sono emersi questa sera, alle polizze, al trust, alla fiduciaria, all'aspetto fiscale, Silvia. Sì. Abbiamo solo sorvolato alla legge del dopo di noi integrata al check-up patrimoniale, perché possiamo trovare famiglie che hanno un figlio disabile e uno no, come posso gestire questo aspetto, insomma, tante sfaccettature di questo diamante che stiamo mettendo qui alla conoscenza di tutti. Però un saluto da parte di Giusy, intanto a chi ci sta ascoltando. Grazie a tutti per aver partecipato al nostro workshop. Lo trovate su LinkedIn per le domande, come tutti e quattro i soggetti qua presenti per le domande. Ma Silvia, intanto ringrazio il dottor Angelo Quaglia per l'ottima regia. Non è vero, però sì, no, stasera la regia è un po' peccato. Usa così di dire. Dico che a tutti i vari partecipanti che abbiamo registrato manderò le slide che non siamo riusciti a trasmettere. Io dico che non è andata tantissimo bene dal punto di vista regia, ma grazie per la regia, dottor Quaglia. Invece Silvia, che tu sei veramente quella che ti ha unito questo team dal punto di vista del coordinamento, ti dobbiamo ringraziare. Dacci per piacere. Cosa diavolo deve fare un venditore, un professionista per questo benedetto check-up? Dove deve scrivere? Cosa deve fare? Dov'è il numero di telefono? Allora, deve contattarmi con la seguente mail. Scrivila lì nella chat, magari lì sotto. Adesso la scriviamo nella chat. s.frola@lslex.com. E il numero di telefono è 030 24 28 901. Ora vado subito, se no qualcuno mi sgrida, a scriverlo in chat. Subito, bisogna scriverla lì perché è una mail abbastanza particolare. E dobbiamo... Esatto, tra il cognome e l'indirizzo dello studio non è di certo. Ma il telefono amico risolve tanti problemi. LinkedIn ci siamo tutti, c'è l'aspetto... Ah, ci sono due domande. Vorrei sapere se potete rivedere l'incontro di oggi. Sì, signor Filippo. Assolutamente sì, è registrato e quindi lo caricheremo e vi manderemo il link della registrazione. Benissimo. E un'altra cosa, dal punto di vista, se c'è ancora qualche domanda, oltre a quella di domando, c'è questa... Ah, la Silvia ha scritto... Ah, meno male, brava Silvia, brava. Dal punto di vista dei contatti, eccetera, rimanderemo, state attenti, noi comunicheremo sui social, sui nostri contatti, sui nostri gruppi, la prossimo così seminario online, chiamiamolo così, webinar, non mi piace, sì, webinar, tutti sono pieni le scatole. Si chiama così, non è si che chiama così, vabbè, si chiama così. Da questo punto di vista, per tornare su questi argomenti che vedo che hanno scosso un po' l'attenzione, per tornare magari prendendone uno o due e sviscerarli, cosa dici Silvia? Può essere un'idea? Ma sì, sicuramente, perché l'argomento è molto complesso e bisogna avere anche del tempo per iniziare a programmare, a pensare che sia effettivamente un'attività necessaria. Ci sono dei temi che abbiamo semplicemente sfiorato in questo webinar che a mio avviso meritano veramente una giornata, un webinar, un intervento intero, e sicuramente il tema del dopo di noi è uno di questi. Ci tengo particolarmente a questo tema, per cui... No, poi voi due siete due piccoli geni perché avete trovato una soluzione per me interessantissima sulla legge del dopo di noi.
che non è ancora implicata, ma non voglio annoiare le persone che ci stanno ascoltando. Ringrazio sicuramente tutti quelli che ci stanno ascoltando, le domande anche in privato possono arrivare perché il tema è delicato, quindi anche in privato possono arrivare, sia al dottor Paglia, alla dottoressa Silvia e la Giusi sono a disposizione per darvi i primi passi di introduzione a questo check-up. Vi salutiamo, vi abbracciamo forte, ricordandovi che noi siamo nati per proteggere e noi siamo questi esperti. Noi siamo quelli che proteggiamo. Giusto, dottor Quaglia? Vorrei proprio aggiungere che spero che la serata di oggi sia all'insegna della consapevolezza e che di conseguenza per poter effettivamente attuare la protezione non dobbiamo sbagliare e rinviare a domani quello che è opportuno fare oggi. Quindi alziamo lo sguardo dalla quotidianità delle nostre scrivanie e pensiamo a pianificare quello che è il futuro nostro e dei nostri figli. Mi sono dimenticato la domanda principale da fare, porca miseria, ma alla Silvia gliela faccio lo stesso. Ma chissà quanto costerà questo check-up, Silvia? Chissà questo aspetto, perché dopo la gente se lo chiede. Meno di quanto pensate, però prego Silvia. Silvia? In realtà veramente molto meno di quello che si può immaginare, considerando anche la tipologia di raccolta documentale e di analisi che ci sta dietro questo tipo di attività. È allo stesso tempo evidente che nel momento in cui ci contatterete avremo modo di vedere insieme anche questo aspetto, ma non preoccupatevi. Grazie a tutti, una buona serata e alla prossima webinar, Giusy, vero? Giusto. Buona serata. Buona serata a tutti. Grazie di essere stati con noi, grazie. Buonasera.